Playtag, social web radio. Eccoci ritornati in studio con Do You Remember. Abbiamo un collegamento telefonico, pronto? Hello! Hello! How do you come from? Good morning! How do you do? Chi si? Perché telefoni qua? Con chi parliamo? Buongiorno a tutti, da Roma! Tu sei da Roma? Ma da Roma. Ma e che te, tu chi sei? Sono Chiara Ricci. Chiara Ricci, no, ciao Chiara. Buongiorno a tutti. Vediamo la tua immagine meravigliosa, sorridente. Ah, presidente di... lei è sorridente perché non è qui, è che sorride. Chiara. È per quello. Chiara, noi ovviamente purtroppo avremmo avuto il piacere di averti ospite, ma le disposizioni purtroppo ci impediscono di avere incontri ravvicinati del quinto tipo, perché il quarto oramai l'abbiamo superato, siamo già al quinto tipo. Senti, l'associazione Piazza Navona, un'associazione culturale di cui tu ti occupi, oggi parliamo di donne con le palle, come si giri dice in gergo, e tu sei una di quelle, insomma, perché oggi la cultura è difficile da veicolare. Molto, molto difficile. Però ecco, io ci provo nel mio piccolo con questa associazione che è nata 2 anni fa, quindi è giovanissima. E cerco di fare appunto da scrittrice, mi sono messa dall'altra parte della barricata cercando di aiutare o quantomeno promuovere la cultura con eventi soprattutto letterari, e appunto Cava ne è anche rappresentante e protagonista, perché il mio premio letterario, che sta per iniziare la 3ª edizione Equilibri, si svolge proprio a Cava dei Tirreni. Come hai avuto questa folgorazione sulla via di Cava dei Tirreni? Io ho conosciuto Cava, l'ho scoperta in realtà proprio 3 anni fa, in questi giorni, proprio un anniversario tra l'altro, dove ho presentato il mio libro su Elvira Notari, che ha origini cavesi, e quindi mi sono ritrovata, sono stata invitata a presentare questo mio libro a Cava dei Tirreni a Salerno, e lì ho scoperto questa cittadina di cui mi sono innamorata, tant'è che mi vorrei trasferire quanto prima, tra l'altro. Il problema di fondo è che tu devi venire qua, insomma. Mo a Roma che ci fai? Fammi capire. Sei la piccola Svizzera. Sei con la pasticceria Tirreno, con il cavoto, gli anticorpi naturali che noi abbiamo qua. Ma quindi a maggior ragione voglio venire giù. Quindi appena tutte le circostanze lo permettono, io mi trasferisco. Ma noi ti aspettiamo, Chiara. Ti aspettiamo a braccia aperte. Io vi ringrazio. In realtà sono stata accolta a braccia aperte, quindi anche per questo si sente sempre il calore quando si viene giù. Vediamo questa bellissima immagine di te che sei premiata, insomma, ecco. Chiara, quanto è difficile oggi fare la cultura, soprattutto per una donna? Quanto è difficile per quello che fa, insomma, in una città come Roma? Qui a Roma, paradossalmente, voglio dire, Roma è difficilissimo. Sembra, perché tutti dicono vivi a Roma, chi te lo... cioè, nel senso, ha tante possibilità. E chi ti ammazza? E invece no, ti ammazzano proprio, cioè ti stroncano abbastanza, nel senso, perché ci sono tante attività. E in una giornata trovi la qualunque, siamo tanti, cioè Roma, è anche spostarsi da quartiere a quartiere sono viaggi, veramente a volte per spostarmi ed andare da un'altra parte allo stesso tempo che metto per venire a Salerno, quindi cadono. Vediamo questa bella immagine di te in mezzo ai libri, insomma, un'immagine, vero Stefano, un'immagine che rende molto, insomma, una donna in mezzo alla cultura, e la donna e la cultura è anche donna, forse soprattutto donna. Ma io mi ritrovo molto in questo, nel senso, è il mio habitat. Poi spero di fare quello che faccio, di farlo bene, scrivere, fare queste attività, però ecco, nonostante la difficoltà non si molla, quindi si va avanti sempre e comunque. Senti, no? Stefania De Martino, che è anche scrittrice, tra parentesi, ho presentato un tuo libro, se non vado errato, giusto? Sì, mi ricordo, sì, il tuo libro. Lei stava cercando di rimuoverla. Ecco. Cioè, lei ha fatto tante belle presentazioni, poi dopo una caccia che l'ho fatto. Cioè io non lo so. Allora, io lo dicevo prima a Letizia, io e Antonio, lo posso dire pubblicamente perché conosco sua moglie e la sua famiglia, ci siamo innamorati qualche anno fa. Culturalmente. Ci siamo incontrati in un evento molto bello, molto particolare, dove parlavamo ovviamente di violenza, legato al mondo della bellezza, quindi era tutto al femminile. Siamo stati insieme 2 o 3 giorni a Vietri con una serie di persone molto particolari, quindi noi abbiamo cenato, pranzato, ci siamo detti di tutto, e da allora non ci siamo più separati, è vero? Sì, infatti
È stata una bella conoscenza, devo dire. È stata una bella conoscenza, soprattutto mi ha arricchito, come ovviamente insomma mi ha arricchito la tua conoscenza, quella la dichiara, questa un po' in meno, insomma, no, un po' in meno, molto, mi fa calare molto la situazione. Posso dire una cosina su Chiara? Dimmi, Chiara. Bellissima quella immagine, bellissima, di Chiara tra i libri, perché è un po' il superiamo quel prototipo che le donne non scrivono perché non hanno un luogo. Ecco. Chiara invece ce l'aveva, era un luogo bellissimo insieme ai suoi libri, e emozionante. Chiara, io ti ringrazio, ti grazie, aspettiamo ovviamente qua, ciao, in Chiara, trasmissione. Ciao, quando vieni a Cavalli. Quando vieni a Cavalli. Ti aspettiamo, scusami, a Cava, sì, e a Salerno. Ecco, quando vieni a Cava di Reno, ovviamente tu basta un colpo di telefono e la porta di Radio Playtag è aperta sempre. Ciao Chiara, grazie di giornata, cuore, un abbraccio a, ciao, tutti. Playtag, social web radio.